Sto posto è pieno di immondizia. Dove diavolo siamo? Let's go. E in effetti non c'è Makoto. Hm? Questo sembra una specie di container. Sofia. Cosa vuoi che io diventi? Una waifu in scatola, Nick, esatto. Cos'è questo posto? Who are you? Tu chi sei? Sono un ladro fantasma. You are tu sei un ladro fantasma. I am Sophia. Io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Io non sono amico di nessuno. Correct. That corretto. Means I make for a good significa che sono un'ottima amica per le persone. Are you human? Sei you umano? Have a name? Hai un nome? Joker. Okay, l'ho memorizzato. Joker, you know questo posto sei forse dove... Hey, I just heard something. Hey, ho sentito qualcosa! Chi sei tu, piuttosto? What is it, Joker? Cos'è c'è, Joker? Chi è qualcosa? A raccoon? Un procione. Try puoi a dire gatto, magari! Wait, don't aspetta, non dire... Prevedibile ma adorabile. Deciditi però. Anyway, comunque, this? Chi è? Ha un aspetto piuttosto strano. È saltata fuori da una scatola. What? Eh? I am Sophia. Io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Anche tu sei stata scaricata qui da quella Alice. Ho appena appreso che non ho ricordi, quindi non lo so. Aspetta, cosa? Ehi, voi due, venite qui un attimo. Quella chi è, Joker? Ha detto di non avere ricordi. Si è tutta fuori da una scatola gigante. Che razza di roba è mai questa? Troppo strana. Però non sembra un'ombra. Sembra nemmeno ostile. Qualsiasi cosa sia, dobbiamo comunque trovare una via d'uscita. Non risolveremo i nostri problemi in questa discarica, questo è poco ma sicuro. Nei guai? Ma quando sei... Se siete nei guai, posso aiutare. Sono l'amica dell'umanità. Il mio scopo è di essere utile agli umani. Allora, vuoi aiutarci? Esatto. Qual è il vostro problema? Beh, ecco, ci siamo persi. Diciamo che stiamo cercando una via d'uscita da qui. Una via. Raggiungere la superficie risolverebbe il vostro problema con una via d'uscita da qui. Sì, certo. Ok, ci penso io. Cerco una via d'uscita da qui. Così, ehi, non avventurati da sola! Che si fa, Joker? Dovremmo seguirlo. Giusto. Potrebbe girarci fuori da questa discarica. Ne sei davvero sicuro? Are you sure about that? Ne sei davvero sicuri? Ne sei davvero sicuro? Ancora super sospetto. Ma immagino che non dovremmo neanche abbandonarla. Ehi, meglio se fai attenzione alle ombre. Oh merda, troppo tardi. Mettiti dietro di noi, Sofia. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Sofia, right? Sofia, giusto? Sei ferita per caso? Nessun problema qui. Ops, mi è venuta Morgana. Perché mi hanno attaccata? Aggredire gli altri senza motivo non è un comportamento decoroso.
Non so bene come spiegarlo, ma quei tizi si chiamano ombre. E noi siamo i ladri fantasma. La signora di questo posto ci considera dei ribelli pericolosi, degli intrusi da eliminare. I ladri fantasma. È fantastico. Questo è ciò che hai da dire? Beh, grazie per il complimento. Comunque c'è un fottio di ombre. Un fottio? Sì. C'è un fottio di ombre qui in giro. Se vuoi aiutarci, allora andiamo tutti insieme. Posso trovare una via d'uscita da qui. Dovete solo aspettarmi. Hai davvero intenzione di aiutarci? Vi ho aiutati per tutto il tempo. Joker mi ha aiutata per primo. Ora io aiuterò lui. Usami per ciò che ti serve, Joker. Preintendibile. Va bene. Sei strana, ma immagino che tu voglia davvero aiutarci. La scelta è tua, Joker. Facciamo... Ho detto facciamocela insieme. Facciamolo insieme. Ok, that sounds nice, okay. Joker. Buona idea, Joker. Along with the... Insieme al gatto e allo scheletro. I'm not a skeleton. Non sono uno scheletro. Calma, non ti scordare adesso. Morgana timeoutata. Aspetta, solo perché ho questo aspetto non significa che sono un gatto. In realtà è un procione. Joker! Io sono Skull, non sbagliare più. E io sono Mona, ok? Non dimenticarlo. Cosa vi ha turbato? D'accordo, facciamo attenzione. Noi dovremmo cavarcela, ma vorrei evitare i pericoli per Sofia. Cerchiamo di non farci scoprire. Nell'angolo in alto a destra dello schermo è mostrato il tuo obiettivo attuale con un indizio per aiutarti a completarlo. Vabbè, easy. Qui non c'è niente, vero? Sempre controllare tutta la mappa per il loot. For the loot. Ah, siamo a corto di SP in realtà. Cioè, non abbiamo molti SP. Occhio, c'è un'ombra. C'è manco molto forte. Merda, ancora in giro. Abbiamo Sofia con noi. Dovremmo evitarla se possiamo. State dicendo che quella cosa ci sbarra la strada? Sì. Non possiamo fuggire se non la superiamo. Ok, ci penso io. Eh? Pensi tu a cosa? Aspetta, ma che cazzo? Ehi, aspetta! Chi va là? Intrusi! Noi siamo i ladri fantasma. Porca troia, gliele hai suonate? Pazzesco, sono una pesciona. Ma che cosa stai facendo? Sto aiutando i ladri fantasma. Non prenderla sul personale. È il robottino della Play. Più o meno. Ok, li abbiamo sconfitti. Aspetta, aspetta. Sei maledettamente forte. Avresti dovuto dirci subito che sei capace di combattere. Non me l'avete chiesto. Non solo quello, ma guarda i tuoi vestiti. Che diavolo. È completamente diversa dalle nostre trasformazioni. Ho copiato quello che fate voi e sono diventata così. Non mi piace tantissimo. Quindi non le dico stai bene. Sarei capace di evocare un persona. Già, non sono solo i suoi vestiti.
Sei tipo capace di evocare un persona. Persona? Persona. Le cose che hai usato in combattimento. Quelle scatole che volevano dappertutto. Quella era un'arma. Mi serviva per combattere. Sofia. Sofia? Ma tu cosa diavolo sei? Io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Sì, questo l'abbiamo già capito. C'è ancora fin troppo che non sappiamo. Ma ora non abbiamo tempo per scoprirlo. La nostra priorità è trovare il modo di uscire da qui. Già, non vogliamo che lei attiri ancora l'attenzione del nemico. Ehi, lasciamo che ci aiuti, considerando quello che abbiamo appena visto. Non credo che ci saranno problemi. Concordo. Non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, ma più potenza di fuoco abbiamo, meglio è. Puoi darci una mano, Sofia? Ok, ci penso io. Non sforzati troppo. D'accordo, non mi sforzerò troppo. Beh, andiamo. Fai strada, tappetta. Ricevuto. Oh, giusto. Dobbiamo stare attenti alle nostre condizioni. Servono oggetti curativi. Ok. Esplorando il metaverso, John Frusaglia, puoi vendere in cambio di denaro. Microchip danneggiato. No, niente ombre qui. Un fucile. Abbiamolo. Come reagirà Futaba, Sofia? Con gelosia, ammirazione e curiosità? La seconda, secondo me. Fascia del respiro. Tosto, Ryuji. Ok, però siamo sempre io e Ryuji. Protezione, pure un accessorio. Oh, un soffio di energia. 10 punti vita. Ci sono bonus per chi ha giocato Persona 5? Credo di sì. Nel senso, quando l'ho aperto ho detto: ehi, abbiamo trovato dei salvataggi di Persona 5 e Persona 5 Royale. Abbiamo aggiunto le musiche di Persona 5 e Persona 5 Royale all'interno del gioco. Poi non so cos'altro ci sia. Sì, Sofia è un po' tipo l'in in Uxastra. Basta. Joker, what did you find? È un persona d'azione. Personalmente mi piace, nel senso non ho giocato tantissimi Musou, ne ho giocati due. Però è persona e si vede che hanno proprio cercato di non facciamo un Musou con i personaggi di persona a caso. No, comunque hanno sempre cercato di mantenere non solo la UI, ma proprio determinate meccaniche chiave di persona. Sto giocando su PS5. Oh, Lastard Blood, grazie per essere il 13°. Bentornato per il membro squadra della morte. Arrivano delle ombre, e sono parecchie, state pronti. E ci sono diversi modi per prendere di mira una debolezza dei nemici oltre alle abilità, ricordi? Certo. Spara. Sì, Bon, tutto verrà ricaricato, ovviamente. No, Pixie, muori. Chissà se posso sistemare, diciamo, l'intelligenza artificiale dei ragazzi mentre non li comando io. Forse non adesso. Level up! Prendere abilità dopo uno scontro, una persona potrebbe aumentare di livello, le sue statistiche aumentano e potrebbe imparare nuove abilità. Alcune abilità si attivano automaticamente e non è necessario attivarle tenendo premuto RX. Mbare, grazie per il sapere 16°. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Anche i nemici possono usare abilità. Quando su un nemico appare il nome di un'abilità, si prepara a usarla.
Gemios, grazie per il sapere il nono mese. Ben trovato tra i membri lo scudone della morte. Hey Joker, think you could find your way up there? Beh, ci sono dei pioli, ma non me li può usare. Ok. Eh sì, Forever, ti sei perso un botto di roba. Ah, più avanti. Qui non c'è niente, vero? Scrigni nascosti, roba. Occhio, ci sono delle ombre, non ci hanno ancora individuati. Prof Vigna, grazie per sapere il nono, bentornato. Devo spazzarli via per voi. Eccoti una dritta su di noi ladri fantasma. Evitiamo di gettarti a capofitto in battaglia, se possibile. Ma in realtà li investivamo tutti con te furgone. Tipo adesso, per esempio, sfruttiamo quelle scale. Ma se io volessi comunque andare a provare a batterli... Beh, sono tre, sono tanti, Tipo, per adesso, sfruttiamo le scale. Vedi quella cosa laggiù, Joker? Stai pensando a quello che penso io? Beh, non erano fortissimi, dai. Captain Kidd! Lo capisco, Forever. Makuha? Ah, perché tutto con i punti di domanda? E vai! Abbiamo vinto! Che carino! Mi aspetterei a festeggiare. Siamo in un vicolo cieco. No, c'è il palo lì con l'occhio. Là, se ci arrampichiamo possiamo procedere. Immagino non ci siano alternative. Un attimo. Perché? Prossimo livello 208. Boh, perché con lei punto di domanda? Chi lo sa? Come si chiama in effetti il persona di Sofia? Non ha un nome. Pitos? E non ha un arcano. Ci vedresti bene a doppiare Sofia in italiano. Forse lo dubica De Caro. Livello! Simo, grazie per il sapere il secondo mese, bentornato. Non ci arrendono, eliminiamo gli Joker. Molte delle alterazioni di stato possono essere rimosse con oggetti abilitativi. Puoi anche ridurre l'effetto di alcune alterazioni ruotando L. I membri del gruppo in fiamme subiranno temporaneamente danni nel tempo. Puoi curarli con una goccia di amarito o con altri oggetti abilitativi di recupero. I nemici subiranno temporaneamente danni nel tempo. Compagni che lottano al tuo fianco potrebbero assistere con un'abilità di recupero. Esattamente quello che mi ha fatto mancare. Però adesso è un po' superfluo. Vabbè, non dobbiamo usare. Ciao Darkness. Giù il sigaro. Hai ottenuto una tempestione. Si direbbe che il tuo potere sia in gran forma. Il nemico è diventato una maschera. Qualcuno può spiegarmi? Lui è capace di sigillare la forma e il potere di un'ombra dentro una maschera, rendendola una persona. Oh, interessante.
scorialone. No enemies nearby. Let's go on ahead. Allo? Enemy ahead. Nemico in vista. Joker, prova la pressione che hai appena ottenuto. Perché dovrei provare cosa? Perché zio? Let's go. Pixie, you're mine. Durante l'indicazione a schermo, ancora uno, i nemici con una barra HP più lunga non si fanno abbattere facilmente. Scazza l'icona dello scudo, quindi fermi il cerchio quando appare l'indicazione a schermo per attaccare di nuovo. Quando vuoi agganciare il problema, ok. Svuotando la barra capo di un nemico potente potrei innescare un assalto speciale, sì. Ho sbagliato? Ok. Take care. Talenti. Ogni personaggio dispone di abilità uniche chiamate talenti magistrali. Grazie alle Mortal, grazie per essere per l'ottavo. Usando quel personaggio gli permetterei di imparare tali abilità nel tempo. Imparando i talenti magistrali, i personaggi potranno ampliare le potenzialità in battaglia. Esegui un attacco catenato dopo un attacco con armi da fuoco. Scelti durante l'indicazione se l'attacco con il catenato con la 25 con un certo attacco potrei usare l'attacco con il catenato. Ok. Fire! You're mine! It's over. Non ho più SP. Luigi? Ah, non c'è ancora zio. No, ce l'ho già zio. Come stai? Mi raccomando, curati quando ne hai bisogno. Adesso. Allora. Oggetti. Dobbiamo avere goccia dell'anima. Solo 13 SP. Vabbè, li useremo con passione. Anche se mi sa che siamo arrivati. Questa dovrebbe essere l'uscita. Fatto. We finally made it out. Secondo me non ancora, Frank, perché non è ancora comparso il tutorial. Anche se secondo me si può cambiare PG, ma non ancora. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Però questo è ancora il metaverso, restate in guardia. Please wait. What is it, Sophia? Find something? Che c'è, Sofia? Ho trovato qualcosa? I have found it. L'ho trovata. Una via d'uscita da qui è vicina. Sul serio? Aspetta, come hai fatto? D'un tratto, lo sapevo. Tipo... Seriamente? L'uscita è vicina, seguitemi. Ehi, aspetta, Sofia! Che le prende? Non lo so, ma dobbiamo muoverci. E questa è la via di uscita di cui parlavi, Sofia? Sì, questo è ciò che ho rilevato prima. E sarebbe? È ok, conduce fuori. Leads outside? Conduce
fuori? Diventerà tutto woo per un attimo. Ma poi sarete fuori di qui. Per un attimo. Cosa cavolo di spiegazione sarebbe? Come fai a sapere che andrà tutto bene? Fidati di me, Joker. No, d'accordo. Mi fa piacere che tu voglia fidarti di me. Sembra che non abbiamo altra scelta. Non vieni anche tu? Io sono... Cosa dovrei fare? Torniamo indietro insieme. Quella di Joker è un'ottima idea, Sofia. Questo posto pullula di ombre. Può solo finire male se resti qui. Ma... Diamine, ma cosa ci vuole? Esatto. Ah, che stai facendo? Non lasciamo nessuno indietro a morire. Entra in quel dannato portale con noi. Quindi volete che venga con voi? Ok. Ok. Beh, ci siamo. Uno, due. Se no... Questo è il mondo reale, vero? Yep. Mi sembra che siamo riusciti a tornare. Sei ritornato con successo dalla prigione. Bentornato. Prigione? Aspetta, Sofia! Dov'è finita? Non mi sembra di vederla. Ehi, tappetta! Muovi le chiappe e vieni qui! Siamo in Giappone, Ryuji, queste cose non si fanno. No, nulla, invece la gente idiota. Hai bisogno di qualcosa? Ma quella era la voce di Sofia. Ma dov'è? Sono davanti a voi, nel telefono di Joker. C'è qualcosa di strano nel mio telefono. Cos'è quella testa svolazzante? Yo. Wow, è saltata fuori dal nulla. Oh, vi siete cambiati? Sei davvero tu, Sofia? Già, sono davvero io. Ma tu chi sei? Sono sempre Mona. In questo mondo ho l'aspetto di un gatto. Mona? Sei Mona? Quindi davvero non eri un procione? Questo te l'ho già detto, però... Qui. Aspetta, perché sei sul suo telefono adesso? Beh, perché io... Perché sono un'intelligenza artificiale. Un'IA? Una... Quella cosa intelligente, giusto? Intelligente il cervello, Ryuji. Ce ne ha parlato Futaba. È un'intelligenza artificiale. Sul serio? Sono felice che tu stia bene. Devo ringraziare il tuo telefono. Ero piombata in una luce infinita. Quando sono riuscita a rintracciare l'odore di Joker, sono finita qui. Creepy e kinky allo stesso tempo. Il suo odore. Ma chi sei, Morgana? Quindi, visto che un'IA si è trasformata in dati quando è giunto in questo mondo. Cioè, ora vivi nel suo telefono? È piuttosto piccolo, ma è accogliente e ha tutto quello che mi serve. Volete unirvi a me? Non ho nemmeno l'energia per ribattere, ora come ora. Comunque, è un gran sollievo sapere che ne sei uscita sana e salva. Ehi, che mi dici di tutta quell'altra gente che era lì dentro? È ancora... sai... Non lo so. Ma dubito fortemente che la gente comunque riuscirebbe a combattere contro una roba del genere. Salviamoli! Ti capisco, ma se partiamo a testa bassa senza un piano, finiremo per farci catturare anche noi. Una parte nuova del metaverso contiene una nuova versione di un palazzo, accessibile tramite Emma. Ha persino un'ombra come signora. È probabile che in questo momento stia accadendo qualcosa di terribile. Got a bad feeling about this. Torniamo a LeBlanc. Ma non abbiamo preso il grill. Hai ragione. Guardarne qui non serve a nulla. Andiamo a LeBlanc. Decideremo lì da farsi insieme a tutti gli altri. E lei?
Sembra che io non possa uscire da questo telefono. Quando sono giunta in questo mondo mi sono collegata a internet e ho appreso moltissime cose, ma la mia memoria è ancora cancellata. Inoltre non ho trovato alcun modo di recuperare i dati. Infine sono bloccata qui. Cosa dovrei fare ora? Verrai con noi. Va bene. E poi presentare Sofia a tutti gli altri probabilmente renderà più facile la spiegazione. Mi chiedo proprio come andrà, specialmente quando verranno a sapere di questi pseudo palazzi. Ci sono altri ladri fantasma. Sì, abbiamo un'intera banda. Una di loro perderà probabilmente la testa per te. Ok. Sembra divertente. Scommetti in azioni, Sofia. Scommetti in Bitcoin e in azioni di GameStop, Sofia. Capisco. Quindi siete entrati nel metaverso con l'invito di Alice Iraghi e avete conosciuto un'IA senziente di nome Sofia che ora è nel tuo telefono. Se la metti così ci fai sembrare dei matti. Ma vi dico che è la verità. Sembra assurdo, ma è vero. Neanch'io volevo crederci. Dopotutto sappiamo cosa significa un mondo cognitivo del genere. Vi capiamo, nessuno di noi si inventerebbe qualcosa del genere. Tuttavia è possibile che questa Sofia ne sappia più di noi su tutta la situazione. È ancora con te, giusto? Possiamo parlare con lei? Già, vediamo se Sofia può dirci qualcosa di utile per aiutarci a capire cosa sta succedendo. Puoi unirti a noi, Sofia? Ciao, io, ladri fantasma! Cosa... Cos'è quella? Io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Questa è... Sofia? Wow, non riesco a credere che sia tutto vero. È una sorta di ritrovo questo. Sembrano essere presenti diversi ladri fantasma. Sta canticchiando da sola. What in heaven? Cielo, ma cosa? Yusuke, colmi Ortiz. Che design delizioso. Riesco a percepire il fascino, il dolore e la tenacia che racchiude. Aspetta, cosa? Già, ecco, questa è Sofia. Piacere di conoscervi. Ok, un'IA con una volontà autentica è davvero troppo avanzata. Vero, neanche noi ci riuscivamo a credere. Mi va di presentarvi? Ah, giusto, è la prima volta che ci vediamo. Piacere di conoscerti, Sofia. Io sono Makoto Nijima. Io mi chiamo Haru Okumura. Siamo entrambe studentesse universitarie, ma io do anche una mano nell'azienda di famiglia. Weird flex, Haru, but ok. Io sono An Takamaki, sono al terzo anno di liceo e a volte lavoro anche come modella. Io mi chiamo Yusuke Kitakawa. Mi impegno costantemente al fine di padroneggiare le arti a noi note. Quindi tocca a me, eh? Sono Futaba Sakura e sono una strana nel socializzare, ma vorrei che diventassimo amiche o roba così. Ah, sei andata alla grande, Futaba. Anzi, scommetto che tu e Sofia andrete un sacco d'accordo. Makoto, Haru, En, Yusuke e Futaba. Me le ricorderò. Avete tutti dei nomi molto più normali di Joker. Giusto, ce ne siamo dimenticati. Allora, siamo i ladri fantasma, ma... Nel metaverso usiamo dei nomi in codice per evitare che i nostri nemici scoprano le nostre vere identità. Nomi in codice. Il mio vero nome è Ryuji Sakamoto. Il gatto è Morgana e lui è... Danny Noriega. Danny Noriega. Ok, lo ricorderò. Quindi sei davvero un programma per computer? Esatto. Vuoi vedere il mio codice sorgente? Ryu? Is there a move? Ma... ci sta a provare? Con Haru? Oh, yes. Sì. Vediamo. Datti una calmata, ok? Potrei vederlo quando avremo finito con le domande. E solo se consenziente. Per prima cosa, perché eri nel metaverso? Non lo so, perché la mia memoria è sparita. È possibile che tu abbia la versione per IA di un'amnesia? Sarebbe difficile rimediare.
Se c'è stato un crash dei tuoi dati, potrei dare un'occhiata e tentare di recuperarli. Impossibile. Ho già provato ogni soluzione praticabile. Già, date le tue specifiche non mi sorprende che tu ci abbia già pensato. Riesci a ricordare qualcosa? Qualsiasi cosa? Solo il comando che ho ricevuto in fase di inizializzazione. Non sembri così sicura. Essere l'amica dell'umanità. Questo è il comando che mi è stato dato. Non ricordo nient'altro. Non preoccuparti. Già, non pensarci troppo, Sofia. Ero nella tua stessa identica situazione quando ho conosciuto questi qui. Grazie. Ho ancora un fottio di domande su Sofia, ma prima abbiamo del lavoro serio da fare. Giusto, il metaverso. E ciò che abbiamo visto. Sofia, non si mostra il source code al primo appuntamento. Sì, fammi vedere il tuo codice sorgente. Già, Futaba. Sofia è abbastanza giovane, cerchiamo di non sessualizzarla. In base a quello che avete visto, Alice Iragi ha un palazzo a Shibuya, giusto? Sì, si faceva chiamare Regina. Era arrogante, dava ordini alle ombre e altre stronzate del genere. Ciao, Leoni. Leonardo, grazie per il cheer. Era senza dubbio un mondo cognitivo, ma c'era qualcosa di tremendamente diverso dai palazzi. Cioè, cosa? Le ombre attaccavano esseri umani reali. C'erano delle persone nel palazzo. Vuoi dire che avevano accesso al navigatore del metaverso? Ma è sparito per tutti quanti noi. Lo so, ed è qui che entra in gioco questa. Vuoi dire Emma? Già. Yep. Per qualche strano motivo, questa cosa ha funzionato proprio come il MetaNab. Abbiamo inserito accidentalmente la parola chiave per Emma di Alice e siamo stati spediti dritti nel metaverso. E aspetta, questo vuol dire che Emma è pericolosa. Ma puoi semplicemente disinstallarla. Il MetaNab non funzionava così. C'è un'altra cosa che mi insospettisce. Quando siamo tornati in questo mondo, Emma ha detto che siamo ritornati dalla prigione. Prigione. L'unica cosa che abbiamo capito è che questo nuovo posto si chiama prigione. Quindi, potreste venire con noi a dare un'occhiata al palazzo o prigione o come diavolo lo volete chiamare? Ottima osservazione. Non possiamo andare avanti se prima non lo vediamo con i nostri occhi. Io ancora non riesco a credere che Alice sia la signora di un palazzo. Vogliamo andare a esplorare insieme? Prima facciamo meglio, Credete sia sicuro entrarci, però? E se finissero per catturarci? Non c'erano nemici nelle vicinanze dell'uscita. Non c'è pericolo se entriamo da lì. Allora, Danny? Domani torneremo in quel luogo? Diamo un'occhiata. Sì, è un titolo di persona. Siamo all'inizio. All'inizio non hai libertà. Devi fare quello che ti viene detto e basta. E basta. Ma saranno sempre 7-8 palazzi prigioni o non sai nulla? Non so una sega, Blue Exorcist. Quindi sembra finora Sofia e Caruccia, vero? Sì, è carina. Mi dà delle sorellina minore di Aegis vibes. Non a caso il doppio senso divertente è Alice che diventa la regina cattiva di cuori. Alice la che diventa la regina cattiva. Sofia al secondo appuntamento si fa fare già si fa già fare il backup. Madonna, le faccio un download. Right, we've got our mission. Ottimo, abbiamo una missione. Molto bene, sono impaziente di vedere questa prigione. Che ne dite di incontrarci al ponte di collegamento a Shibuya? But first... Gaia, non... Ma prima... Voglio vedere il codice di Sofia! L'avevi promesso, ricordi? Oh, sarà una scorpacciata di informazioni di portata leggendaria! Prometto che non sentirai niente. Sei sicura che sia una mossa saggia? Credo di sì. Cioè, almeno sappiamo che con i computer ci sa fare. Oh, cavolo. Ryuji, torna al lavoro! Oh, cavolo. Ci rivediamo tutti e succede proprio questo. Mi sa che in queste vacanze estive ci toccherà sgobbare. Oh. Yusuke, calmati.
Che c'è? Che ne sarà della nostra illuminante gita a Kyoto? E del nostro fantasmagorico barbecue? Fantasmagorico barbecue? Intendi il campeggio? Sembra che ci toccherà rimandare. Maledetto metaverso. Giuro di ridurti a brandelli. Coso? Non puoi fare a brandelli il metaverso. Risparmiati per le ombre. Cavolo, proprio oggi doveva esserci tutto questo caos. È il caso che Futaba armetti un po' con Sofia non appena avremo un attimo di tempo. Puoi consultare i tutorial già visualizzati, sì. Futaba? I see. Capisco. What? Cosa? How? Ma come? Voglio dire, con questo qui. Cavolo, quindi è così. Futaba si sta davvero facendo in quattro per analizzare Sofia. La prego, ricordi a Futaba di usare le dovute precauzioni, almeno un VPN. Sì, ma secondo me c'è la Avast. So, what do you think, Futaba? Allora, che ne pensi, Futaba? Come ti sembra il codice di Sofia? Well, her programmer is a genius. Beh, il suo programmatore è un genio. Su questo non si discute. Basta leggere il suo codice per capire tutto di lui. Le abilità, ma anche le abitudini, i processi mentali, addirittura la sua personalità. Questo codice è così avanzato che nemmeno io riesco a leggerlo e a comprenderlo immediatamente. E ci vorranno settimane, anzi mesi, per capire davvero come funziona Sofia. Mesi, dici? Sei tu che quel programma è una battosta. Non capisco. Vuol dire che sono fuori dal comune. Ovvio che sei fuori dal comune. Sei una sorta di super IA. Se ti mettessero in commercio, Emma diventerebbe subito obsoleta. Obsoleta? Quando una cosa è popolare ma poi smette di esserlo, diventa obsoleta. Vuol dire che la gente non la usa più. Non è esatto. È quando un qualcosa non è più al passo coi tempi. Non è soltanto una cosa a livello di popolarità, ma anche a livello di uso. Ok, ho capito. Ok, capito. Sai molte cose, Futaba. Non insegnare troppo abbastanza, ok? Già che ci siamo, hai trovato qualcosa riguardo al passato di Sofia? Il nome del suo programmatore o quello dell'azienda, magari? Ancora niente. E pensare che la maggior parte di essi lascia una sorta di firma nelle loro creazioni. Comunque, continuerò a lavorarci su da casa. Ti farò sapere quando avrò delle novità. Posso accompagnarti a casa? Non preoccuparti, è proprio dietro l'angolo. È proprio per questo, volevo uscire un attimo di casa. Bene gente, io me la do a gambe. Se la dà a gambe? Oh no, sei uno di quei personaggi che non capisce i modi di dire delle persone e bisogna spiegarglieli. No, basta questo... questo archetipo. Io ho dato la botta a Futaba. Cavolo, che razza di giornata. Non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Io volevo solo divertirmi. Sono arrivato da due giorni e non ho ancora visto Takemi. Ce l'avrà a morte con me. Non so, ma non abbiamo scelta. Potremmo lasciarci andare quando tutto sarà sistemato. Beh, la ricomparsa del metaverso sarà anche stata una sorpresa. Ma è nulla in confronto a Sofia. Mi hai chiamata? Stavamo solo discutendo di come tu sia un enorme mistero. Disse il gatto parlante. Touché. In effetti Morgana è un po' lo stregatto, quindi, nel mondo di Alice. Un momento, non mi farò mettere i piedi in testa da un'app misteriosa. Comunque, come fa un programma agli avanguardia a perdere tutta la sua memoria? Proprio io me lo chiedo, voglio saperlo, perché io non so la risposta. Voglio dire, le IA dovrebbero essere super intelligenti, no? Questo è... indiscutibilmente vero. Non esagerare. Sono l'amica dell'umanità. Se non sono d'aiuto, allora sono inutile. Non essere così dura con te stessa. Stavo scherzando io. Almeno questo lo ricordi, no? Giusto. Credo voglia dire che è importante. Ma essere d'aiuto è l'unica cosa che fai per diventare un'ottima amica. Non è così che funziona. Per favore, spiegatemelo. Altrimenti, come si fa ad essere un'amica? Ah? Beh, ecco... è un po'...
Immagino tu debba trovare un modo per comprendere il cuore umano. Il cuore? Giusto! Così sarai in grado di capire cosa provano gli altri e potrai diventare una buona amica per loro. Credo. Il cuore umano. Ascolta, non preoccupatene. Non devi fare altro che unirti a noi e imparare da tutti i tipi di persone che incontriamo. In cambio darai una mano all'altro fantasma. Immagino che potremmo definirlo un accordo. Ok, mi sembra un ottimo accordo. Soprattutto perché mi aiuterà a diventare una buona amica per l'umanità. Già, a patto che il nostro leader sia d'accordo. Certo. Grazie, leader slash capo slash capitano. Capitano, in questo periodo storico, meglio evitare di utilizzarlo come nomea. Cos'è, mi sblocca adesso il social link di Sofia? A fare fatto allora. Sono felice di averti a bordo, Sofia. Avremo un bel po' da esplorare domani. Dovremmo riposare. Ok, buonanotte Morgana. Danny? Sofia mi dà delle bad Aegis vibes, a me dà delle young Aegis vibes. Siamo tornati al nostro vecchio ritrovo a Shibuya per andare a esplorare la prigione insieme. Per ora no, Lubito, magari li sblocchiamo più avanti. Ottimo, ci siamo tutti. Ci infiltreremo nella prigione, siamo pronti? L'abbiamo fatto un sacco di volte, nessuno sarà colto impreparato. Giusto, fratello, fatevi sotto. Abbiamo ben poche informazioni, quindi dobbiamo fare attenzione. Questa volta limitiamoci a esplorare l'area. Usiamo Emma per entrare, giusto? C'è qualcosa di speciale che bisogna fare? Abbiamo semplicemente aperto l'app e pronunciato la parola chiave giusta. Basta trovare il nome giusto nei risultati di ricerca di Emma e inserire la parola chiave corretta nella schermata di richiesta di amicizia. Giusto, Futaba! Lasciamo spiegare questa roba alla super hacker. L'hacking non c'entra proprio niente. Persino tu dovresti essere in grado di spiegarlo. Resta solo da scegliere il punto d'ingresso. Non ci saranno nemici nell'area dalla quale siamo fuggiti ieri. Una volta arrivati nel luogo interessato, bisognerà solo pronunciare la parola chiave. Non resta che fidarci di Sofia e vedere dove ci porterà. E allora facciamolo. Ok, thumbs up, let's do this. Fanculo, Joker. Sofia, rispetto alla tua... Sofia, rispetto alla tua privacy, per questo chiedo la password, ma sfruttando le mie abilità di hacker entro nel tuo codice lo stesso.